Entra nel vivo la campagna elettorale di Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Sabato pomeriggio scorso è stato inaugurato il comitato elettorale di Andria in via Barletta, l'occasione buona per presentare il nuovo coordinamento cittadino pronto a guidare il partito forzista nella città federiciana al voto ed anche dopo la tornata elettorale. A dare il benvenuto è stato Marcello Lanotte, presidente del consiglio comunale di Barletta e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Foggia Bat. È stato lui a sottolineare l'importanza del rinnovato coordinamento cittadino di FI ad Andria. Per Andria questo comitato elettorale, che è il comitato di Forza Italia, ha un significato importante, ha un significato di rilancio del partito dopo un periodo non proprio positivo per la nostra formazione politica. Oggi riparte da qui Forza Italia, lo fa presentando il nuovo coordinatore cittadino e il coordinamento cittadino lo fa con questa campagna elettorale, con un entusiasmo che è tangibile, che si respira e ci fa ben sperare, perché io sono convinto che gli andriesi hanno un background culturale molto 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 vicino a Forza Italia. Poi spazio ai temi principali della campagna elettorale, questi i motivi per votare Forza Italia. Forza Italia sta portando avanti un messaggio di pacificazione fiscale. Noi vogliamo la rottamazione delle cartelle perché esattoriali, perché gli agi, gli interessi sono delle sanzioni ingiuste a carico dei cittadini e molte volte rispetto a sanzioni o a multe o a contributi che non si è voluto pagare ma che non si è potuto pagare. Poi abbiamo questa stella polare che è quella della flat tax con l'aliquota al 23%. Quanto invece a chi sostiene il pericolo derivante dalle destre al governo, Lanotte ha risposto così. La risposta è l'amore, la voglia di libertà che è associata alla voglia di democrazia, e quando non si hanno argomenti per portare avanti le proprie idee, a quel punto si butta fango su chi effettivamente invece le idee le ha, le vuole portare avanti perché è convinto e perché appartengono alla propria cultura. Anche sul reddito di cittadinanza, è bene che i cittadini sappiano che votando Forza Italia il reddito di cittadinanza non viene abolito ma viene riformulato, perché è giusto darlo a chi ha necessità effettiva. Infine il tema di stretta attualità, il caro bollette. Andria è stata la prima città capoluogo di provincia ad essere scesa in piazza con commercianti e titolari di attività per chiedere interventi allo Stato. Lanotte ha ribadito la posizione di Forza Italia. Sul caro bollette il presidente Berlusconi è stato chiaro. Come si è intervenuto nel periodo del Covid dall'Europa con degli interventi diretti a favore e a sostegno delle imprese e delle famiglie, così occorrerà fare per abbattere il costo delle bollette, del gas, dell'elettricità e peraltro anche sui beni di prima necessità, i generi alimentari. Stiamo portando avanti questa idea di tagliare l'IVA su questo tipo di beni.